Appassionati di calcio, amici della Serie D, un caloroso benvenuto da Alessandro Pao. Siamo in diretta dallo stadio Liprignano di Capena, dove oggi vi racconteremo la quinta giornata del girone F del campionato di Serie D. In campo Roma City contro Termoli, due squadre che hanno avuto un inizio di stagione praticamente uguale, che oggi cercano il primo successo del proprio campionato qui allo stadio Liprignano di Capena. Attenzione però al Roma City, che riconquista un pallone interessante col Pisano, allarga il gioco sull'out di sinistra, il tiro deviato e poi ancora viva l'azione per i padroni di casa con il cross dentro e poi il tentativo di rovesciata provato dal numero 9 Raffini. Oggi quinta giornata del girone F del campionato di Serie D. Andiamo a vedere anche le altre gare in programma quest'oggi, con la capolista Avezzano, unica squadra a quota 9 punti, che ospita la Vastese nel proprio fortino. Andiamo però a seguire l'azione del Roma City con il tocco di Rimondi, il cross sul secondo palo, la palla che sbatte sulla traversa e poi arriva il fallo commesso in attacco da parte di Raffini per Rimondi. Passaggio al centro dove c'è Pisanu con il cross a cercare Raffini, palla buona ancora Raffini in area di rigore, poi va a terra e arriva il fischio di Mascolo, sarà calcio di rigore per il Roma City, è arrivato anche un cartellino giallo, tutto pronto, si può battere, c'è il fischio del direttore di gara Raffini, la rincorsa, il suo destro spiazzato Merelli, cambia il parziale allo stadio Liprignano al 23° minuto, è 1-0 per il Roma City, la firma sul calcio di rigore di Raffini, 1-0 per il Roma City. Chiama lo schema Pisanu, il numero 8 del Roma City, alza il braccio, cross dentro sul secondo palo, la botta al volo ed è un gol magnifico, il Roma City trova il raddoppio con il numero 32 Manoni, destro bellissimo, uno schema su calcio d'angolo, Pisanu trova Manoni, il suo destro batte un incolpevole Merelli, è 2-0 Roma City, gol davvero da applausi, un destro al volo che si è insaccato alla destra di Merelli per il raddoppio del Roma City. Pronto a battere questa punizione, sembra intenzionato ad andare in porta, parte il mancino, palla di poco alta sopra la traversa, insidioso il tiro di Gagliardini, partita che ha già valenza importante per le ambizioni salvezza di queste due compagini. Attenzione ancora al Roma City, Rimondi va dentro, palla che attraversa tutta l'area di rigore, poi il mancino tentato da Picciollo, poi centralmente allarga il gioco Conte sulla destra, parte un cross, prova la spizzata di testa, spera di poco al di fuori, alle spalle di Barone, pronta per ricominciare, sarà proprio il Termoli a giocare il primo pallone di questo secondo tempo, sotto di due la squadra di mister Raffaele Esposito, primi due minuti si è già fatto vedere due volte nell'area di rigore avversaria la squadra giallorossa, attenzione però al lancio lungo di Raffini, la posizione regolare in area di rigore, Raffini con il destro, palla sul palo, il legno di Raffini a un passo dalla doppietta, il numero 9 del Roma City, allora ancora possesso per il Roma City con Manoni, la sfera arriva a Picciollo nel mezzo per Manoni, la terra di rigore da terra e poi allontana in qualche modo Merelli, passano i minuti ma c'è ancora diverso tempo. Prova a girarsi col mancino, la conclusione di Filogamo tra le braccia di Barone, prova ad attaccare ancora la squadra in trasferta, la palla buona dentro, prova a girarsi Filogamo, palla allontanata, poi ancora viva l'azione del Termoli, un campanile dentro, Barone la blocca con le mani, Conte numero 8 prova l'imbucata centrale, si propone Baldi a ricevere il pallone, il 19, ancora la sfera sull'out di sinistra per Filogamo che va dentro, Barone non ci arriva, la sfera che finisce in fondo al sacco, il Termoli accorcia le distanze, fa 2-1 quando mancano quarto d'ora al termine del match, la partita si riaccende improvvisamente, è 2-1, praticamente un cross dentro, parte la palla in area di rigore, il colpo di testa, poi Baldé sul secondo palo, la blocca Barone,
c'è anche un fallo in attacco commesso dal Termoli. Palla a centrocampo, arriva il triplice fischio qui allo stadio Leprignano di Capena. Il Roma City batte il Termoli per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Raffini e Manoni. Siamo partiti determinati, abbiamo attraversato una settimana un po' dura a livello mentale, però avevo fatto i complimenti ai ragazzi, anche se avevamo preso 5 gol, ho fatto complimenti ai ragazzi perché ho visto che comunque stavamo crescendo. Oggi la partita è stata sotto certi aspetti controllata bene, l'unico appunto che posso fare è che i ragazzi devono imparare a chiudere le partite, perché poi i 90 minuti sono lunghi e duri, e tant'è vero che poi sul 2-1 abbiamo un po' sofferto. In casa finora un pareggio e una vittoria, fuori casa sempre 0 punti, può essere invertito questo trend dalla prossima trasferta? Mi auguro veramente, però se soffrono così penso proprio di sì, cercheremo già dalla prossima partita di essere più determinati. Siamo con il presidente del Roma City, Tonino Doino. Buonasera presidente. Buonasera. Allora, partirei da un commento su questa partita di oggi, è arrivata la prima vittoria in campionato, soprattutto di fronte al vostro pubblico. Sono molto soddisfatto, anche perché veniamo da delle partite che avevamo sempre giocato abbastanza bene, quindi oggi abbiamo raccolto un po' i frutti e speriamo di migliorare sempre, quello è il nostro motto. Siamo all'inizio di un progetto molto interessante, lei è nuovo qui nel campionato di Serie D, le chiedo, ecco, come approcciate a questa stagione, il suo progetto, quali sono gli obiettivi futuri? Allora, per me è tutta un'esperienza, perché come sai io vengo dagli Stati Uniti, quindi giornata per giornata, poi vedremo, però crediamo nel nostro progetto.